Ciao a tutti e benvenuti su Come realizzare Tutos DIY Ispirazione. Oggi sono qui con voi con un piccolo tutorial relativo al lavoro a maglia. Difatti vi faccio vedere come sistemare l'eventuale perdita di maglie durante l'utilizzo dei ferri, cosa che può capitare se magari vi scivola una magliettina da uno dei due ferri e quindi comincia a srotolarsi tutto quanto. Mettiamo caso che appunto io, esatto, vada a perdere proprio la magliettina che sto lavorando e che pian pianino si vada ad aprire tutto il lavoro. E beh, è una cosa che ovviamente può succedere a chiunque. Come potete vedere non è del tutto immediato. Difatti io devo anche forzare un pochettino per far avvenire questa cosa, però dato che può succedere c'è un modo per sistemarla. Fatto sta che sì, capita molto molto più spesso con i ferri che con il lavoro all'uncinetto o magari con, insomma, lavorando i ferri con l'estensione. Quindi quando lavoro con gli stecchetti mi succede molto molto più spesso, anzi forse è anche l'unico scenario sotto certi punti di vista. Io vado quindi a prendere per sistemare un uncinetto e vado praticamente a rilavorare le magliettine all'interno. Comunque ve l'ho detto, può succedere molto più spesso con i ferri proprio perché possono scivolare via le magliettine, la magliettina su cui si sta lavorando, e quindi aprire tutto il modello a metà. Che cosa vado a fare io quindi? Vado a prendere un uncinetto che sia dello stesso spessore di questo ferro su cui sto lavorando, di questi ferri con cui sto lavorando, e poi vado tranquillamente a riprendere le magliettine. Che faccio quindi? Vado a mettermi all'interno di questa catenella da sola, eccola qui, la prendo con il mio uncinetto, la vado a riagganciare al filo che sta sopra, portandola, no, con l'uncino all'interno e quindi facendo la magliettina all'interno della magliettina, e mi ritrovo nuovamente con una catenella sopra l'uncinetto. A questo punto cosa succede? Io di nuovo entro, vado a ripescare il filo da di là, ripescandolo lo faccio passare attraverso la catenella e lo ritiro su. Come potete vedere è molto molto facile, molto veloce, quindi da una situazione che sembrava di panico riusciamo comunque a sistemare in modo molto molto intuitivo. Ecco, mi ero persa il filo proprio mentre dicevo intuitivo. Vedete, lo vado direttamente a ripescare con l'uncino. E una volta che io mi vado a riprendere la mia magliettina, andiamo tranquillamente a riposizionare sopra il nostro ferro. Però qui vedete, ultimo pezzettino di filo che mi rimaneva dalla riga precedente. Ecco qui il mio anellino sopra l'uncinetto. Lo andiamo direttamente a riposizionare sopra il nostro ferro. In questo modo lo faccio scendere un po', lo faccio passare all'interno e vado. Perfetto, e a questo punto noi possiamo ricominciare a lavorare facilmente la nostra sciarpetta, se fosse una sciarpetta, o qualsiasi altro tipo di lavoro. Quindi sì, praticamente la sistemazione del nostro modello avviene verticalmente. Io vado a finire tranquillamente di lavorare e vedete, non si nota niente perché praticamente vado a riprendere tutto il nostro lavoro, che però era ovviamente in dritto, e questa è una cosa che non avevo detto ma che dico ora, era in dritto. Infatti vedete che appunto facendo questo movimento io vado a recuperare il dritto. E molto facilmente sistemo il mio piccolo pezzettino. Quindi cosa succede? Che questo qui era un semplice fai da te, magari per un'evenienza, magari perché vi è successa una cosa del genere e allora avete digitato subito su YouTube un metodo per sistemare questa cosa. E bene, se era quello che cercavate, spero che lo abbiate trovato. Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto e vi sia tornato utile, e se così fosse, io vi invito a lasciare un like, lasciare un commento e condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre di iscrivervi, perché io qui faccio tantissimi video simili, sempre dedicati al fai da te, all'uncinetto e ad altre creazioni. Noi ci vediamo molto molto presto con nuovi video e nuove idee. Ciao!